quelli della mia età, quelli che vanno dai 30 ai 50 anni più o meno, beh, almeno i maschietti, il sesso l'hanno scoperto tutti quanti alla stessa maniera. A noi non ci ha raccontato niente nessuno. Noi il sesso l'abbiamo scoperto perché un giorno uno del tuo gruppo d'amici trovava, buttato ai bordi della strada o in un campetto, uno di quei giornalini, quelli là, quelli che se li leggevi diventavi cieco. Ma no, cieco, ciechissimo proprio diventavi, che ti andava via la vista per tutta la vita. Eh? Che poi dice, ma come mai che c'era lì? L'avrà buttato un camionista. Io tutta la vita ho pensato che il lavoro di camionista fosse girare per l'Italia e buttare i giornaletti zozzi dal finestrino, no? Cioè, praticamente pensavo che fosse questo, perché tutti i camionisti buttano sui giornalini. Ma che succedeva? Che la scoperta avveniva così. Un giorno tornavi da scuola e ti arrivava una telefonata. Pronto? Sono Carlotti. Sì, oggi pomeriggio. Ti aspetto al campetto alle 2:30. Mi raccomando, oh, accertati di non essere seguito da nessuno. Che succede? Che sarà mai? Tu arrivavi là, all'appuntamento, e questo tuo amico di scuola ti faceva vedere sto giornalino davanti a te, che la prima volta che vedi quei giornalini ti si ghiaccia tutto, proprio impazzisci, proprio. Oddio, una cosa, una scoperta incredibile. E lui mi disse, non lo scorderò mai, per me è troppo pericoloso, a casa c'ho 3 sorelle, conservalo tu. Lui si separò da sto giornalino come un figlio, proprio veramente a malincuore. E io che c'avevo sta cosa in mano, sta cosa che scottava, proibita. Ricordo che corsi a casa impazzito, ma dove lo metto? Oddio, ma se pensa se mia madre lo trova, ma come faccio? Qui non lo posso nascondere, in cameretta mia è troppo pericoloso, in bagno no, in cucina nemmeno, non vorrei che mia madre poi volava. E alla fine, ricordo, giravo, a un certo punto lo nascosi in quella stanza che è stata la stanza proibita per tutti i componenti della mia famiglia, per anni. Quella stanza di cui nessuno di noi aveva mai valicato la soglia. Quella stanza veramente per tutti noi sconosciuta. La libreria. E ricordo che andò bene, andò benissimo. Sì, mia madre non se ne accorse mai, per 3 mesi. Poi un giorno chiamò mio padre e gli disse, senti un po', ma com'è che sto ragazzino so 3 mesi che tutti i giorni va al bagno con la Bibbia? Avesse ricevuto la chiamata.